Era vero il logo, eh? Allora è lui. Ma è alto. Ma hanno usato le animazioni dello scorso. È Switch? Che fa? Digivolve! È un Pokémon! È Digivolve, sì! Senti Pokémon! Oh. È la ulti, eh! Sì, la ulti, eh! Ma che cazzo sta lì? Ma che figata è? Oh, ma che cazzo è? Però era preferisco l'altra. No, è un pugno assoluto. Meglio la ulti di Arthur. Oddio, fermi. Oddio. Metti un evento. Vabbè, comunque, mica male, eh. Qui c'è i pendant, tutti i pendant. Ora ti voglio fare una domanda. Perché mi dai questo? Di questo. No, ma che cazzo sta dicendo? Perché? Adesso posso fare il gels. Ma mi sa che ce l'ho al 5. Mi sa che... Vabbè, questi sono gear. Sono i gear 15% che si gode. E gli danno non RSR, ma SRSSR, quindi già si gode. Questa la faccio al 6. Blizzardone, questi personaggi vengono dati perché inizia ora. Aspetta, 5 ticket o 5 multi? 5 multi. Sicuro. Comeback è boh. Questo è GG Box, esatto. Questo è God. No, ma cioè, te ne rendi conto? Il banner free è davvero con questi pass che fanno tutti vomitare a Patrasalt Mood. Sì, con veramente wild. Ragazzi, è un cosa che non si incara. Ti rendi conto che sta con vero? Io lo vorrei come fiasco. Io voglio la fusion, li mettete putara. Sì, ma anzi, ma gli mettete putara, voglio infiammare. Forte di molti sin. Un boss nuovo! Ma scherzi! Sì, Leo, ma fa rotazione! Sì, ma è nuovo, sì! Anzi, ma sarà a livello di Galland! Ma che se ne frega, ma è nuovo! Oddio, che schifo! È subito il boss così? Così, ma... Aspettate, levo la chat! La skin di Arthur! Bellissimo! Che cazzo? Oh, fighissimo, zii, ma che è? Samurai, levo anche gli avatar. È bellissimo. Bello, sì, molto bello. Bellissimo, cazzo, è vero. Cut nel mondo del caos di bellissimo, fighissimo. Questa skin di Arthur è bellissima. Regà, clamoroso, eh. I capelli sono stupendi. Sì, ma anche il vestito blu così strappato da samurai, vagabondo, bellissimo. Il verde è bellissimo, eh. Che è Medin Verde LR? No, l'altro che era uguale. Ma dai, aspettavo la skin di Arthur, boys. Attacco l'ora. No, bellissima prima quindi. È da Nash. Grazie per il follow. La camera non si vede nulla, ragazzi, si vede tutto. Cioè, non se non vuoi dire sulle carte che già conosci. Le carte vi posso assicurare che non cambia nulla. Non sei mancazzo, sono PC che già si conosce. No, danni. 21.000. Bella la voce, cazzo. La voce di cazzo, sì, bellissima. Metallica. Peccato che il prossimo turno muore. Non c'è arriva al campo. Ah no, ce lo fa arrivare lui. Ah, c'è estorsione. Tanto io faccio il cliente. Ma poi ora ci penso, perché Arthur in questo turno? Non si è a caso. Sì, questo scoppia.
non arriva a turno 2. Sì, ho capito, Simone, ma senza, ma che vuol dire? Voglio far vedere forte che fa cazzo, ma che senso ha? Cos'è questa roba? C'è estorsione. Effetto no tenga. Bello. Dovrebbe fare 300.000, dovrebbe fare. Figo il counter. Sembra tipo il Ben che c'ha le radici. Questo vabbè, dimmi un po' troppo dove sei bambino, però. Tra poco ci arrivano nemmeno le ultime. Figo, raga, comunque molto figo. Cosa? Si è messo un effetto del tap verde. Quello del cervo. No. Ok, no, perché tanti minuti se ne va. Il gioco quando è fatto bene è fatto. Eccolo. Bene. Si trasforma? Si trasforma? Ah, non si vede la vita. No, è andato via. Come fa se non c'era? Come si trasforma lì? 10 sub, immagini wide per un mese, accetto. La skin di Eskimo. Vedi, c'è tutte e due però. Lo so, c'è tutte e due. Però non c'è tutte e due nella skin. Che senso metti lo piccino allora? E poi vedi che uno è un PNG e l'altro è un modello. Non ha senso. No, questo è un PNG, PNG, cioè non è un modello. Sì, lo so, però uno è un PNG. Esatto. Oh, ma poi è tanto semplice. C'è Amazon Prime, c'è la pure mia nonna. Cos'è? Che cazzo è sta roba? Aspetta. Ma sì! È il calendario dell'avvento! Ma tra troppe R! Ma sì! Direttamente le R! Quindi siamo stronzi noi che si è speso le palle! Leo, ci farmi il demone rosso. Ci farmi il sugo, no, questo. Non ci farmi nulla. Questo ormai è anche in verde e meglio in pigue. Lei è l'unica utile. Lui ci farmi lo G. Se non hai 7 PG nuovi intanto. Margaret. E noi stronzi a fare di corsa le R. Anche lui. Ragazzi, il boss cinta. Fermo. Terriere, cazzo. Aspetta, Leo. Allora, quando usi un'abilità riceverai fino a 3 effetti di aumento degli HP del 5% per 3 turni. E se gli effetti sono accumulati al massimo, il tuo tasso critico aumenterà del 20% per 3 turni. Aggiungi un effetto che aumenta il danno critico dell'80%. Sai questa dove serve? Nessuna base. Questa è una relic di boss Gilda. Ecco perché ho detto nessuna parte. Va bene, lui è un posto dove poter giocare. Oh, era Toscre, sì, era Toscre. Ce l'ho già tradotta. Quando un aliato usa una single target in PvE, le stats attive all'attacco aumentano del 5% per un massimo di 25. E quando ti usi una UE, ti viene rimosso un debuff. Che buono, è buono. Che dire, le boss. Guarda brutta però. È orribile. Il problema è uno. Meldi, quando ti petrifica Rata Tosk, non puoi fare skill. Quindi mentre Meldi K ti fa il cleanse di passiva, ti puoi fare skill. No, perché se sei petrificato non puoi fare skill. E quindi non ti puoi fare il cleanse. Meldi K te lo fa di passiva. No. Famosi ticket, è vero, eh. Sì, sono quelli dell'immagine. Regalano 100 gemme, altre 100 gemme e mentre l'auditore ovviamente livello 90 e poi quell'unque si baffa, ma non si, probabilmente si mette proprio il buff blu lì meglio, capito? Come il buff blu, quello che si mette attualmente sono proprio buff blu con passiva e Ratatosk con i buff. Quindi non è il cazzo. È forte ma non è Ratatosk. Non è Ratatosk. ミッション型コンテンツの改変、こちらデイリーミッションと。Cambiano le idee. Ma questo è le missioni pass, eh? Qui c'è un 2. Le gemme sono le stesse comunque. Anzi, forse pure scendono. Aspetta, Leo. Queste sono 3. Sono 4. Allora sono tutte in totale. Mi sa. Anche qui non sono neanche tutte le daily. No, sono 4 e 4 nuove. 4 rimanenti e 4 nuove. Cioè, devi fare il DK. Forse sono missioni settimanali, tanto ora me lo traducono, ve lo dico subito. Daily mission e hot pass sono stati rinnovati e sono missioni settimanali. Hanno aggiunto il settimanale, hanno aggiunto. Non c'erano le settimanali. Allora, sono state aggiunte i contenuti delle giornaliere, quindi... E poi le missioni giornaliere sono... Allora, le giornaliere rimosse dall'Hawk Pass. Le giornaliere, le proprio giornaliere, sono state rinnovate. E hanno le missioni settimanali. Ok.
Che cazzo è? Lo scambio! Si possono scambiare i pezzi! Sì, è vero! Tanto era bello tradurre. Sì, si possono scambiare. Questo che vuol dire? Allora, Demon King Battle è stata migliorata per essere più facile. E poi è stato messo la funzione per scambiare i cristalli. Innanzitutto, e qua il Demon King lo sblocca al capitolo 500 della storia. Ah, non è passato, ok. Sì, comunque ha ragione fuori, eh. Lo scambio non è volte perché 4 per 1. L'effetto di Hawk è stato tolto. UI, cioè l'effetto visivo di UI, tutta l'animazione. La tolga, poi c'è il tasto skip diretto, e questo è lo scambio, e lo storage è passato da 99 a 999. Ci metto la feature in più, dov'è il problema? Non lo volete fare, lo fate, cioè, scusate, non ho capito io. Sì, cioè, eccoci qua. Doso. Ok. No, zio, non c'è quello vicino, te lo dico io. Sì, e ricordo. Non c'è. Guarda la scena figa adesso. Guarda bello. Bello, questa è figa. Voglio vedere ora. Il pugno di Saitama. Però c'è nell'artwork bellissimo, guarda che non ha senso. Dai, per favore, ditemi che è fast forward. Il pugno di sinistra con l'infrato, ma usa sempre il destro per colpire. Vedi, sono tutti e due, sì! Sono tutti e due! Sono due come ho detto io! Due modelli! Bella questa, sì! Godo! Aspetta, vediamo come è. Godo, cazzo! Godo! Ah, grazie Smile, 10%. Non è la stessa, perché ha capito, non è la stessa. Fermo. Allora, rego io. Infliggi danni punitivi pari al 450% della potenza d'attacco a un singolo nemico. Punizione. Tasso critico aumentato di 2 volte danno inflitto più 1.2% per ogni HP rimanente. E a danno aggiuntivo. Danno aggiuntivo pari al 50% del danno finale. Bersaglio casuale se sei incapace. Che colpo random. La seconda skill infligge danni da fiamma pazzesca, Crazy Flame, pari al 300% away. Crazy Flame annulla il potere di difesa e resistenza. Aspetta, annulla nel senso che ignora l'entità tra l'altro di merda. Cioè, ignora non è mai stato un grosso effetto. Aumenta il tuo HP massimo e difesa critica del 10%. E tasso per tutti. La grazia non è così tanto, cioè, ma va bello la girata che senza senso. Arte che senza senso. Posso dire che è più bello a inizio della battaglia di grati in suolo ero cosciente per un turno, e se il danno che ricevi non supera il 50% di HP massimi e sei reso inabile dall'uso di un'abilità nel turno del nemico, verrà dato ai tuoi altri per 3 turni. Ah, il buff! No, io ce l'ho, punto. Allora, la parte sicura è quando muori, applica Burning Sun a tutti gli alleati per 3 turni, e poi per ogni alleato specifico aumenta le stats del 5%, e per ogni alleato morto aumenta le stats di attiva d'attacco del 20%, e immune alla riduzione delle stats, così... Effetto sole bruciante, quando si utilizza una singola abilità d'attacco, danni aggiuntivi del 30%. Si gioca insieme in umani, c'aveva ragione. Però la passiva è generica, eh? La passiva è generica, però preferisce umani e Sin. Sì, c'è scritto qui Sin, Goter, Sin e la Wendy era un bel gioco Mel. E poi, ultima roba, sì, e anche Burning Sun aumenta il danno delle single target. Dici? Vediamo, dai. Se no non ha senso. No, per me nemmeno... Guarda che sì! Vabbè, che figata, dai. Ma che cazzo... Abbiamo una nuova tipologia di PG. Ma figata! Fighissimo! Però è Transforming, si trasforma effettivamente, c'è la trasformazione. Quindi vince il sì, signori. È Transforming. Vabbè, qui infatti scrap. Quindi meglio lo tiene per support. Cioè. Se Furbo fa prima la Wii. Esatto. Andiamo i danni. Bello, zio. Dove sta? Ah, lo vedi. Aspetta. Due stelle. Chiamano uno stella. Ah, singola. Danni morti, aspetta, 100.000 in più. Mi arrivo da solo. Non è che ha fatto il 1.5 milioni, eh. No, sono danni di... Sono tutti i danni di un Arthur. Sono i danni di single target di Arthur buffato. Ma di Awe non raggiunge nemmeno. Io voglio vedere il turno 2. Voglio vedere quella single target turno 2. Voglio vedere quella single target Tox, grazie per il Prime, grazie per i 3 mesi, bentornato. Come si la cava con Gelda buffata.
la tira giù che è da baffata. Vediamo, se tanto poi se la chiamerà solo lei. Allora, se curate di 63.000, 63.000, 60.000, vediamo 120.000. Facciamo 130.000. Quindi Gandalf ne ha ancora. No, no, tira giù. Quindi il prossimo turno vediamo che è da. Vabbè, qui c'è il damage cap. Non la butta mai giù. Sì, c'è il damage cap e c'è il danno. Ah, c'è tiro skill, sì, 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 sì. Sì, 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 non avevo visto solo. Quindi ora va. Ah, te dici che Gelda soffre per il loro morte. Ma perché se ora si baffa Gelda è anche rosso contro verde. E questi danni sono due skill di Gelda non baffate. Non sembra un PG. Cioè, secondo me è più bilanciato di quanto. Yoshi, grazie per i 6 mesi, bentornato. Un attacco. Non ha fatto la 2 stelle di Gelda, ha fatto una. Una stella non baffata. È una ult. E non mi sembra un po' squisito. No, ora scoppia. Mi fede in campo. Infatti. Però ora scoppia. Sì, sì, scoppia. 3 stelle così, single target, scoppia. Ah, il team è numero 1. Però escono, non mi sembra, sullo showcase. Sì, sì, scoppia. Perché dalle volte mi si applica prima di farmi. Ma sì, sì, però. Bello, ci sta, mi piace. La skin fa vomitare più, è bello. Cioè, rende il team simile a uno, però non è così forte come sembra. Secondo te è definibile PG Transforming? No. Dici di no. Ma io no, perché Transforming voglio che... Cioè, almeno qualcosa lo faccia. Cioè, se entri in campo, non vedi neanche il piccolo scendere, ma vedi un'animazione alla UPTC e si trasforma subito. Non so da vabbè, come si sapeva, ragazzi. Ora, meno male, questo probabilmente andrà a rimpiazzare Ban anche nel team umane. Perché comunque si giocherà la tizia folla perché da un botto di sangue. Yuri. Risolve forte. Ma sono i migliori festi che poteva mettere. Non c'è nessuno di meglio. Chi c'è meglio? Ban che ve l'ha sostituito? No, chi c'è? Prima di male, ma è purgatorio. Cazzo, sono questi i migliori festi che poteva mettere. Gotter non potevano, Arthur nemmeno, e quindi su questi punti. È un PG che se ti va su. E il suo obiettivo è iniziare per primo, per mettere ancora più effetti che ti impediscono di recuperare la battaglia, e che comunque non è infattibile, ma è ancora più difficile vincere da secondi e ti dà più CC, fine. Tanto il mettersi per quello. Celebrazione Fivo è un po' un counter di Gelda perché ti dice gli effetti. Quello... Tutta la celebrazione. No, l'unica cosa utile è che è un counter di Gelda perché. Chi sono le celebrazioni? La celebrazione è figa. Beh, oh, meglio la celebrazione è figa. Dico la mia. No, è vero. Allora, la celebrazione è bella. Per me è la migliore mai fatta. Aggiungono un botto di robe, novità. C'è anche un boss nuovo incredibile. Hanno fatto. E poi escono nel figo. È un figo a metà perché pensavo qualcosa di meglio, sinceramente, proprio Transforming puro. Però va bene anche così, perché alla fine il piccino c'è. Posso essere sincero? E tra l'altro, sai secondo il piccino dove lo si vede? Se quando c'è a mini. Non c'è il grande, c'è il piccino secondo me. A posto i becchi quello. Ecco. E quindi hanno messo quello piccino. Che senso ha che abbia la skin per no? Sì, quindi nella gilda o nel PvP vedi il piccino, in campo vedi il grosso, zì, ma è Transforming, doveva vincere, sì.